Speciale Atene, l'arte classica greca. Se ti dico Grecia, tu cosa pensi? Le mie grosse, grasse vacanze greche! Oh, che romantica! Ciao a tutti da Strollina, Caterina! Vi mostriamo i disegni di questa settimana dalla splendida Atene, in Grecia, più precisamente dalla città alta Acropoli, sede degli edifici di culto, tra cui il Tempio, come state vedendo. Per rendere più semplice e più piacevole il video, dopo un'introduzione sull'architettura greca, Acropoli di Atene, il Tempio e il Teatro, l'ho diviso in quattro parti. 1. L'uomo come misura di tutte le cose. 2. L'architettura al servizio di tutti. 3. La bellezza e la forza vitale del corpo umano nella scultura greca. 4. La pittura vascolare greca. Mentre state vedendo una panoramica della meravigliosa Acropoli, il Tempio, bellezza sopravvissuta nei secoli, il vento che passa tra le colonne lo sentirete sempre come sottofondo. Sarà la voce degli dei, o meglio, la forza degli dei, sempre presente, affascinante. Vi promettiamo che concentreremo l'attenzione solo al Tempio in un prossimo video. Oggi vedrete le diverse illustrazioni realizzate con le varie tecniche, partendo dalla Nike di Samotracia al canone classico, per poi passare da diversi ordini architettonici ai decorativi vasi. Sapete che ci metto sempre del mio, personalizzo tutto. Questo disegno è realizzato con la tavoletta grafica, supporto collegato a Photoshop. Cito anche un interessante pezzo, un articolo pubblicato nei giorni scorsi sul Corriere della Sera, lo state vedendo. Qui vedete anche una foto dall'alto di Atene. Come sapete, l'Acropoli, il più importante complesso antico del mondo occidentale, erge su un altopiano e schiude meraviglie architettoniche di rara bellezza. L'altopiano che racchiude tutta la grandezza dell'antica Grecia, l'Acropoli, dichiarata dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Era il luogo più adatto per costruire una città alta fortificata. Centro religioso dell'antica Atene. L'Acropoli deve la sua magnificenza all'età di Pericle, che ne fece un monumento alla civiltà greca. Interessante è il meraviglioso Tempio di Atene Nike, risalente al 427-424 a.C., per commemorare le vittorie degli ateniesi sui persiani. Se parliamo di arte classica, dobbiamo fare un vero e proprio salto nel passato e avere anche parecchia immaginazione. Gli antichi greci a Renzo Piano gli fanno un baffo. Forse, ma lo dici a tuo rischio e pericolo. A Strollina piace lanciare delle provocazioni azzardate. Primo punto, l'uomo come misura di tutte le cose. Ciò che rende la Grecia così moderna rispetto alle altre civiltà che l'hanno preceduta è soprattutto la fiducia che l'uomo ripone in se stesso, nelle proprie capacità di conoscere e dominare il mondo che lo circonda, di organizzare la vita sociale e politica con la collaborazione di tutti i cittadini, liberandosi di ogni forma di sottomissione a forze sovrannaturali. Le immagini che state vedendo sono tratte dalla storia dell'arte raccontata dal Gombrich, mio punto di riferimento. Persino le divinità in cui credevano gli antichi greci avevano sembianze, caratteristiche e atteggiamenti umani, anche se si distinguevano dagli uomini per la loro immortalità e per i poteri particolari di cui erano dotati. Le leggende mitologiche greche sono meravigliose. Su YouTube ci sono canali come questo dove sono addirittura illustrate. Noi, anche questa settimana, non a caso, ad osservare come artisti, abbiamo conservato nel titolo Alla ricerca di Zeus, perché il nostro obiettivo è dimostrarvi nel prossimo video la tela finita.
Secondo punto, l'architettura al servizio di tutti i cittadini. Per soddisfare le varie esigenze e funzioni, la città era ripartita in tre zone fondamentali: l'area sacra, nella quale vengono edificati i templi e gli altri monumenti religiosi; l'area pubblica, che comprendeva spazi all'aperto ed edifici destinati alle riunioni politiche e giudiziarie, all'attività commerciale, ai giochi sportivi e agli spettacoli; l'area privata, destinata ad accogliere le abitazioni dei cittadini. Dovete immaginare le antiche piazze dove un tempo mercanti e cittadini potevano incontrarsi per trattare i loro affari. L'architettura greca non è più come quella egizia, dove la funzione di comunicare la potenza di un sovrano passava attraverso costruzioni massicce e grandiose. Nell'architettura greca tutto risulta proporzionato alla scala umana, cioè a misura dell'uomo, e il suo valore viene ricercato nella compostezza, nell'eleganza ritmica, nell'ordine e nell'equilibrio con cui ogni parte si collega al tutto. Secondo l'epoca e la zona geografica in cui i templi vennero edificati, presentano alcune differenze stilistiche nella realizzazione delle membrature e in modo particolare dei capitelli. I tre capitelli che vi sto mostrando sono rispettivamente lo stile dorico, ionico e lo stile corinzio. Terzo punto, la bellezza e la forza vitale del corpo umano nella scultura greca. Un'esaltazione dell'essere umano che costituisce uno dei tratti fondamentali della civiltà greca trova la sua misura di espressione nelle opere scultoree e in modo particolare nelle statue. Ispirandosi inizialmente all'impostazione rigida e frontale delle statue egizie, a poco gli scultori greci riuscirono a rappresentare il corpo umano in modo sempre più verosimile, in posizioni sempre più varie, dando movimento e vitalità alle loro opere. Quarto e ultimo punto, la pittura vascolare greca. Possiamo ammirare i vasi dipinti che già nell'antichità, per la loro bellezza, erano richiesti e diffusi in tutte le terre che si affacciavano sul mar Mediterraneo. Ci tenevo tanto nel mostrare ai miei studenti lo stile geometrico e distinguere le figure nere su fondo rosso e le figure rosse su fondo nero. Abbiamo per esempio anfore meravigliose con immagini che raccontano, nelle decorazioni, scene molto vivaci di musicanti e danzatori. Prima di salutarvi e darvi appuntamento a lunedì prossimo, vi mostro, oltre alle opere realizzate dal vivo che avete già visto, la sensuale Nike di Samotracia, in tutto il suo splendore, finita. Un'opera davvero affascinante nella quale si intravede l'anatomia della donna, capezzoli, ombelico, gamba, attraverso veli in movimento, accarezzati dal vento. Grazie per avermi seguita fin qui, vi saluto con una scena romantica tratta dal film Le mie grosse grasse vacanze greche. Un bacio in un luogo unico, Atene. Ciao a tutti, a presto e viva la vita!